Marco Ercole. Sta formando tutto. Buonasera, buonasera a tutti, torniamo con la nostra puntata della nostra web TV della Lazio Siamo Noi.it e c'è anche un bel ritorno, un bel rientro, quello di Riccardo Mancini. Buonasera Riccardo. Buonasera Alessandro, buonasera a tutti. Beh, ritrovi una Lazio seconda in classifica, ritrovi una Lazio sulla cresta dell'onda, un po' più vecchia, 113 anni di storia, però una gran bella Lazio, Riccardo. No, una gran bella Lazio, hai detto bene tu Ale, una Lazio che sta convincendo un po' tutti, che adesso al secondo posto è cosa reale, quindi bisogna, lo ha detto anche Stefan Radu nell'intervista che poi manderemo più avanti in esclusiva, bisogna puntare al massimo, puntare alla Champions fino a questo momento, però con un occhio di riguardo anche a quel primo posto che non è poi così lontano. Beh sì, la Juventus non è lontanissima, soltanto 5 lunghezze, 44 punti la Juve, 39 la Lazio, a parte la classifica, chiunque parli della Juventus la descrive come una corazzata che non si può raggiungere, però non so, io penso che i sogni alla fine servono anche per mettere benzina, no? E correre sempre verso un obiettivo distante. La Lazio può farlo, la Lazio ha dimostrato di farlo, anche nelle ultime uscite, caro Riccardo, ha dimostrato che una rocciosità, insomma, una grande forza, un minimo sforzo, un massimo risultato, specie contro il Catania. Possiamo dire tranquillamente che ha dimostrato quella maturità che andiamo cercando ormai da tanto tempo, quella maturità che è stata spesso richiesta dai tifosi, che adesso sembra essere stata raggiunta pieni voti, perché la Lazio sta dimostrando la propria forza sul campo, anche fuori, negli allenamenti, un po' in tutti i settori della vita calcistica, che possono consentire davvero di sognare in grande, perché finalmente vediamo una Lazio concreta sia sotto porta ma anche dal punto di vista dei risultati, perché prima magari vediamo del gioco comunque apprezzabile ma poi mancavano i risultati nel momento migliore. Le ultime Lazio di Reia sono la testimonianza più diretta, adesso fino a questo momento però stiamo vedendo anche una Lazio concreta dal punto di vista dei risultati. È vero, una Lazio concreta dal punto di vista dei risultati, una Lazio che comunque non si è lasciato sfuggire, no? Il passaggio del turno in Coppa, e quindi troverà la Juventus in una affascinante doppia sfida, la semifinale, una Juventus che, insomma, come abbiamo detto, è l'unica squadra che si trova al di sopra della formazione biancoceleste in classifica, e chissà, insomma, magari questa triplice sfida tra campionato e Coppa può mettere un po' di sale di qui fino alla fine del campionato a quello che succederà in Serie A. Io direi, Riccardo, poi oggi abbiamo tanti argomenti, c'è il calciomercato, ovviamente l'angolo tattico con Stefano Fiori, parleremo di Formello, c'è questa intervista, come hai annunciato tu, come hai anticipato, no? L'esclusiva con Stefano Radu, di partire proprio da, riavvolgendo il nastro, da Lazio Catania. Sì, partiamo con il servizio. Stadio Olimpico di Roma, la Lazio che rivela il suo 13° risultato positivo vincendo contro il Catania per 3-0 e raggiungendo la semifinale di Coppa Italia. Dalla Coppa Italia al campionato, all'Europa League, questa Lazio non si ferma mai. La creatura di Petkovic continua a snocciolare gioco, a dominare gli avversari e continua a correre dritta verso i suoi obiettivi. Sono tutte e tre importanti, così come ci confermano in zona mista i protagonisti di questa gara. Ma prima di andare a sentire le parole che si sono poi susseguite di Albano Bisogna, Sarri, anche le considerazioni di Sergio Floccari, più tardi anche le considerazioni di mercato di Claudio Lo Tito, una piccola analisi di questa partita. Una Lazio che non ha mai sofferto l'avversario, non ha mai accusato i colpi del Catania, e una Lazio che poi è stata molto cinica sia nel primo tempo con il gol di Radu, poi nel secondo con il gol di Hernanes e con la grande prova di tutta la squadra che ha portato poi al raggiungimento del 3-0, addirittura con una splendida rete del Profeta, con una danza tutta brasiliana e un abbraccio a affettuoso con Vladimir Petkovic. Ci sembra davvero una corazzata questa Lazio che può andare lontano. Sì, siamo molto contenti tutti quanti, anche io personalmente sono molto contento, perché insomma, quando il mister ci dà l'occasione, o mi dà l'occasione in questo caso, bisogna sempre cercare di aiutare la squadra, di essere importante per la squadra. Questa sera non sono andato in gol come hai detto tu, però sono riuscito a mandare in porta due volte erano, ci siamo invertiti i ruoli, di solito è il contrario, però no, a parte gli scherzi va benissimo così. Devo cercare di migliorarmi ancora, a essere più determinante in zona gol, ma queste sono anche le mie caratteristiche, quelle di integrarmi un po' con tutti gli altri e cercare di dare una mano importante proprio all'economia del gioco, insomma all'economia della squadra. Sergio, perché dovresti andare a Napoli a fare il vice Cavani? Ma questo chi lo dice?
si sente, lo dicono gli altri fino a quando non lo dico io. No, no, sì, 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 ma io ho fatto anche tempo fa una smentita, chiaramente non posso uscire ogni settimana a fare una smentita, sennò diventerebbe una roba un po' così, e quindi ribadisco, visto che c'è l'occasione, che per quanto mi riguarda non c'è questo tipo di trattativa, e quindi andiamo avanti così, insomma, io spero di essere sempre più importante per questa squadra. C'è veramente che arrivare in semifinale di Coppa Italia una grande prestazione, una grande soddisfazione delle squadre, che ha sceso in campo con la mentalità giusta, che quello è lo più importante, no? Cambiare un po' la mentalità di squadra grande e scendere in campo per vincere ogni partita. Per te questa è una delle più belle stagioni con la Lazio, mi sembra di stare ritagliando anche un ruolo importante. Sì, bueno, diciamo che ho giocato abbastanza partita, la squadra va bene e quello è lo più importante per me. Diciamo che la squadra sta ottenendo il risultato, scendere in campo quando il mister lo decide e cercare di fare il meglio per la squadra. Te lo chiedevo anche perché qualcuno diceva forse Albano potrebbe pensare di giocare altrove, se ne è parlato anche di Bologna, invece oggi la tua convocazione, la tua presenza da titolare potrebbe essere un segnale importante per continuare con la Lazio. Sì, ovviamente che io sono molto contento qua, sono cose che si parlano sicuramente sempre in queste mese di gennaio, che sarà tantissima gente parla di qua, però io sono molto contento qua, quindi non c'ho niente da dire. Dal campo dunque le parole che abbiamo ascoltato di Sergio Floccari, le considerazioni di Albano Bizzarri, però anche le considerazioni proprio a pochi istanti da quello che è stato il 9 gennaio per la Lazio, il suo 113esimo compleanno, anche le parole di Claudio Tito, il presidente della Lazio, che ha toccato anche qualche argomento legato al calcio mercato. Mi auguro che la squadra prosegua in questo cammino, con questo atteggiamento, per dimostrare ancora una volta che noi ci siamo e che è una squadra che ha dimostrato tutto il proprio valore in termini non solo sportivi ma in termini di atteggiamento. Le potenzialità per potersi confrontare la pari con tutti, ma la società sicuramente non si sottrarrà laddove dovessero ricorrere alcune condizioni per acquisire dei giocatori che hanno quel target che noi richiediamo, in senso di non solo atletico sportivo, di qualità sportive, ma anche morali, da inserire all'interno dello spogliatoio. A centrocampo. Ma il problema non è. Noi siamo, già ve l'ho detto, 365 giorni all'anno, H24 su tutto il mercato internazionale. Noi sappiamo dove andare a mettere le mani. Prego? Mai dire Juventus, nel senso, questa squadra ce la può fare a combattere fino alla fine con la Juventus. Noi non vendiamo sogni ma solide realtà, non lasciamo alla fantasia, lasciamo la fantasia dei singoli, no, tutto quello che ritengono di dover sognare. Lazio dunque che può sognare, una Lazio che può pensare in grande, è vietato ovviamente nominare la parola famigerata, quella che è considerata scudetto, però insomma la gente può sognare. Questa è una Lazio che ha toccato i record della squadra di Eriksson, seconda in classifica, 5 punti soltanto dalla Juventus, semifinale di Coppa Italia come dicevamo e turno di Europa League ad un passo, e insomma anche il presidente della Lazio, come avete sentito, può sognare una Lazio grande, importante, sempre se si continua però a giocare in un certo modo senza mai abbassare la guardia. Domenica ci sarà l'Atalanta in casa, sarà un turno che sulla carta sembra essere alla portata, ma diffidare da questi appuntamenti che poi possono sempre servire sul piatto l'incidente di percorso. Dunque Lazio che deve continuare a giocare in questo modo, e questo è l'augurio di tutti i tifosi della Lazio, nonché anche della società. Dallo Stadio Olimpico è tutto, a voi studio. Dallo Stadio Olimpico allo studio, ottimo il servizio del nostro direttore Alessandro Zappulla. Parliamo però di tattica, no Ale, perché abbiamo visto, è arrivato il momento perché abbiamo visto anche questo continuo cambiamento da parte di Petkovic per quanto riguarda i moduli. Si è passato dal modulo contro il Cagliari, dal solito 4-1-4-1 a quello di Coppa Italia contro il Catania, un nuovo modulo, il 3-5-1-1. Però per approfondire meglio queste nuove situazioni tattiche abbiamo il nostro Stefano Fiori. Buonasera Stefano. Ciao Riccardo, ciao Alessandro. Allora, possiamo iniziare subito dal dire che la terza versione della difesa a tre, dal primo minuto, dopo Maribor, dopo Siena, è stata sicuramente foriera di contenuti innovativi, soprattutto per un modulo che cerca un po' di abbinare la sostanza al centrocampo del 4-1-4-1 al canonico modulo con la difesa a tre.
a 3. Infatti Petkovic non ha optato per le due punte in questo caso, come aveva fatto invece contro Maribor e contro il Siena, ma ha deciso di schierare il solo Floccari. A suo sostegno ha optato per Antonio Candreva, una posizione anch'essa inedita per il centrocampista romano, anche se in passato soprattutto alla Juventus aveva ricoperto e a Livorno aveva ricoperto il ruolo di trequartista. Un centrocampo, quindi un assetto che privava della necessaria sostanza al centrocampo, anzi la rafforzava, perché poi il 3-5-1-1 è una sorta di 3-6-1, quindi un modulo apparentemente molto difensivo. In realtà poi il gioco di Petkovic, la mentalità che ha imposto ai propri giocatori, conferisce sempre una manovra offensiva, un gioco offensivo alla squadra. Bene, la difesa a 3 mi sembra essere ormai un leitmotiv che si ripete spesso nelle partite di Coppa, in particolare la partita di Coppa Italia. Tra l'altro ci ha riconsegnato un Loric Sana in un nuovo ruolo sul quale si può di nuovo puntare, no? Centrale difensivo mi sembra insomma un giocatore su cui Petkovic sta facendo affidamento. Sì, soprattutto perché ha dimostrato maggiore affidabilità lì in mezzo, almeno fino a questo momento, questa prima parte di stagione, a centrocampo non ha mai dato le risposte che Petkovic si sarebbe aspettato. Invece in difesa mostra più carattere, mostra più affidabilità, appunto, per comunque guidare una difesa che solitamente quando Zana gioca in quel ruolo viene retta completamente da lui, quindi uno sì. Entra uno esce, mi viene da dire, perché Diachité se ne sta andando, praticamente ormai è stato ormai un sì. Difensore in pratica, perché sì. Diventa quasi un difensore aggiunto, e infatti credo probabilmente, adesso facendo una piccola postilla di mercato, che la difesa sarà l'unico reparto che non verrà toccato, credo di no, nonostante insomma magari poi anticipiamo i temi, però insomma Diachité non dovrebbe rinnovare da quello che abbiamo capito, ma non credo che la Lazio metterà mano al calciomercato in difesa. Stiamo anticipando i temi, come ho detto, poi ne parleremo, però dal punto di vista tattico mi sembra una Lazio molto solida, perché con il Catania ha dimostrato nella necessità di riuscire a cambiare in corsa dalla difesa a 4 alla difesa a 3, veramente camaleontica, la classica Lazio camaleontica che voleva un tempo fa è di Reia e che è riuscito ad ottenere Vladimir Petkovic. Sì, praticamente cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia, anche se fa specie l'atteggiamento di Petkovic nei confronti del nuovo modulo, nel senso che in campionato viene sempre utilizzato quel tipo di modulo e quindi non si discosta mai da quell'atteggiamento tattico. In Coppa invece viene fatto qualche esperimento in più. Adesso sono curioso di vedere se magari in semifinale contro la Juventus Petkovic se la rischierà nuovamente. Il 3-5-1-1, chissà, poi magari c'è anche la partita di Coppa in Europa. Io, secondo me, molto dipende anche dalla presenza in campo di Miroslav Klose. Secondo me quando c'è Klose si gioca, almeno abbiamo sempre visto il 4-1-4, non so se Stefano Fiori ci può confermare questo, ma mi sembra che con la presenza di Klose in campo sempre 4-1-4-1. Sì, con Klose diciamo che le scelte di Petkovic sono molto simili in ogni partita, si basa molto sui movimenti che sa applicare il tedesco in fase d'attacco, e quindi quel modulo è l'ideale. Però a parer mio un cambio di modulo anche dal primo minuto in campionato potrebbe essere un'arma in più per la Lazio, perché comunque le squadre ormai inizia il girone di ritorno, ogni squadra ha affrontato la Lazio e quindi le avversarie possono aver preso le necessarie contromisure agli assetti tattici del 4-1-4-1. Quindi magari non proprio farlo diventare un modulo primario, ma adottare il modulo a difesa 3 almeno in qualche incontro non sarebbe sicuramente un errore da parte di Petkovic, sia concluso in campo sia fuori. Bene, allora io direi anche con Riccardo, se sei d'accordo, insomma, di ricordare un po' i nostri social network. So che ci sono anche delle domande. Sì, stiamo aprendo anche un dibattito sui nostri social network, Twitter, Facebook, il nostro Stefano Fiori ce ne può dire di più, no? Sì, abbiamo interpellato i nostri ascoltatori proprio su uno dei casi, diciamo, delle ultime ore, il rifiuto ormai netto e praticamente definitivo di Diachité al rinnovo contrattuale con la Lazio. Abbiamo chiesto quindi il parere proprio ai nostri lettori. La risposta, diciamo, che è stata praticamente unanime. Ci si poteva aspettare due fazioni tra il pro Diachité, quindi magari con la società che aveva offerto di meno rispetto alle pretese legittime del giocatore, e invece contro la posizione di netto rifiuto di Diachité. Invece i nostri lettori esprimono un parere negativo riguardo alla posizione assunta dal difensore francese. C'è chi parla di un giocatore influenzato addirittura dal proprio staff,
e chi invece sottolinea che è un giocatore non indispensabile alla causa laziale e che quindi la cifra richiesta al milione più o meno di euro era troppo elevata. Quindi diciamo il tifoso laziale in questo momento non rimpiangerà, non è pronto a rimpiangere il diagnotipo di Aguilera. Mi pare insomma la querella ormai si è praticamente chiusa, no? Praticamente sì, perché come diceva bene Stefano, l'offerta della Lazio è salita, 750.000 euro per la prossima stagione, perché lo ricordiamo il contratto scade nel 2013, poi se non sbaglio sarebbe un contratto con ingaggio a salire, quindi fino ad arrivare a 800.000 euro sì. A stagione. Da quel che so addirittura poteva arrivare fino a 8,50, quindi guadagnare forse anche più di alcuni compagni di sì, reparto. Sì, sicuramente. Un passo in avanti da parte della società. Sì, è della prima volta sinceramente che vediamo un passo verso comunque il giocatore da parte della società, però la realtà è che Diakité ha rifiutato, il suo agente ha rifiutato insieme a lui, e quindi molto probabilmente se non a gennaio, a giugno sicuramente il francese si libererà, e c'è forte su di lui Liverpool. C'è forte il Liverpool, ci sono anche altre situazioni aperte in Italia, ho sentito anche delle piste russe, però insomma vedremo, perché credo che Diakité possa accettare la Russia, ma a questo punto diventa quasi non più un affar nostro, no? Se sì, vogliamo parlare ormai come nostro tra virgolette legato alla Lazio. Lazio invece che ritrova in un difensore che ormai è diventato un punto di forza di questa squadra, Stefan Radu, ha faticato tantissimo, no, nel recuperare rispetto al suo lungo infortunio, e adesso da quando è entrato la Lazio ha ritrovato una quadratura dietro. Ormai sì, una vera e propria sicurezza, come era poi stata una sicurezza nel corso degli ultimi anni, prima parte di stagione condizionata da questo infortunio, però adesso è una realtà. Stefan Radu non esce più, a sinistra gioca bene, nonostante qualcuno, io ricordo negli scorsi mesi, avesse detto non è il suo ruolo, però sì, lì a sinistra sta giocando davvero cosa, però io devo dire che insomma lui con la Lazio ha giocato sempre soltanto in quella posizione, tranne in un'occasione con Dani Rossi come centrale difensivo, e nell'occasione invece in quella nefasta stagione, no, della Lazio di Ballardini Reia nella difesa a 3. Ma lui è talmente bravo che può secondo me giocare in ogni ruolo della difesa. Sì, assolutamente. Il nostro caro Roscito a Formello ha per noi intervistato in esclusiva Stefan Radu. Allora ci andiamo a vedere il servizio. Per la Lazio siamo noi Web TV, siamo nel centro sportivo di Formello, all'interno degli studi Lazio Style Channel. Siamo qui con un grandissimo ospite, Stefan Radu. Stefan, la Lazio ha conquistato 39 punti nel girone di andata, 5 in meno della Juventus, però guida, diciamo, il gruppetto delle inseguitrici. Qual è il vero obiettivo della squadra di quest'anno? L'obiettivo rimane quello che ha detto anche il presidente, no? La Champions League. Per noi la Champions League rimane il sogno che negli ultimi due anni l'abbiamo perso, no? Lo scudetto ancora lontano, però continuando così si può arrivare nel nostro obiettivo Champions League. Domenica alle 15 arriva l'Olimpico l'Atalanta, la Lazio cerca il 14° risultato utile consecutivo tra Coppa e Campionato. Ecco, il tuo augurio per il proseguo di questa stagione, visto comunque che la squadra sta vivendo un momento magico. Grazie, sì. Arriva Atalanta, vengono dopo una sconfitta in campionato a Chievo. Noi in campionato la partita contro Cagliari non abbiamo avuto una grande prestazione, però abbiamo portato il risultato a casa e questo è molto importante. E dopo questa partita abbiamo giocato in Coppa contro Catania, che si è vista un'altra prestazione, abbiamo dimostrato che la Lazio può lottare fino alla fine con le squadre grandi. Stefano, in chiusura un saluto ai lettori della LazioSiamoNoi.it. Un saluto a tutti della Lazio Siamo Noi, dovete stare vicino alla squadra e dobbiamo lottare tutti fino alla fine. Bene, simpatico anche nella chiusura, intanto veramente facciamo i complimenti a questo giocatore che insomma ha ritrovato se stesso e ha fatto ritrovare anche molta quadratura al reparto difensivo. Sì, no, siamo d'accordo ormai su Stefan Radu, che è davvero una certezza, però andiamo con noi. Carlo Roscito, che ha per noi realizzato l'intervista a Formello. Carlo,
Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te. Allora, le tue sensazioni, intanto molto sorridente Radu, tra l'altro fresco di matrimonio, insomma, per lui tutto positivo in questo momento, Beh sì, forse questo è anche il suo anno preferito, il suo anno migliore nella Lazio. Ecco, è sembrato molto ottimista per il proseguo della stagione, una Lazio che comunque sta vivendo un momento magico. Non si è voluto sbilanciare sull'argomento scudetto, ecco, ha cercato di volare un po' basso, ha detto l'obiettivo comunque della nostra stagione rimane la Champions League. Secondo me però, diciamo, all'interno del gruppo comincia a crescere la convinzione di poter fare una stagione veramente da protagonisti. c'è quella sensazione, no, di quel sorriso così frenato tra le labbra quando poi il giocatore della Lazio inizia a parlare di qualcosa di più. Secondo me perché nelle ultime due stagioni, come dicevo anche prima, i giocatori della Lazio, che sono quelli poi che hanno fatto parte delle stagioni con Reja, sono rimasti anche un po' bruciati dalle delusioni, riguardanti la Champions League. L'obiettivo davvero ad un passo, sfumato in entrambe le occasioni per pochissimi punti, credo in entrambe le occasioni per un Una volta solo per un paio di punto, gol, mi sì, pare, no? Cioè, appunto, sì, differenza tra reti. l'altro. Quindi certamente questo secondo me influisce anche sull'umore dei giocatori, anche sulle risposte che poi vanno a dare nelle varie interviste. Si vola basso, poi si analizzerà mano a mano, cammino, partita dopo partita, durante il cammino, quale potrà essere il vero obiettivo della Lazio. Naturalmente il minimo obiettivo è quello della Champions League, l'ho detto anche Stefan Radu. Certo. Oh, nel frattempo ricordiamo anche, ringraziamo Lazio Style Channel, ma ringraziamo il canale 271 Teleroma 1 che domani insomma, ci vedrà poi in differita sul canale TV, sul digitale terrestre. Io tornerei da Carlo Roscito anche perché oggi si è conclusa una seduta di allenamento e tra l'altro qualche piccolo problemino c'è. Sì, oggi alle 11 è andata in scena la seduta dell'antivigilia biancoceleste. Ci sono un po' di dubbi per quanto riguarda la formazione della Lazio, soprattutto riguardo l'infermeria, perché ci sono alcuni giocatori che non sono al top della condizione. Petkovic sorride perché già nella giornata di ieri ha ritrovato in gruppo sia Mauri che Klose. Ricordiamolo, il centrocampista Brianzolo aveva subito un attacco influenzale in settimana, aveva saltato alcuni allenamenti, aveva saltato anche la partita di Coppa Italia di martedì sera contro il Catania. Però già ieri è rientrato in gruppo e si è allenato a pieno ritmo con i compagni. Stesso discorso per Miroslav Klose, anche lui a riposo in Coppa Italia. Comunque domani, domenica, la partita delle 15 contro l'Atalanta tornerà a guidare l'attacco biancoceleste. Ricordiamo che è stato sostituito anche in modo degno da Flokkari durante la partita di Coppa. Comunque tornerà in campionato a prendere il suo posto in attacco. Desta qualche preoccupazione in più invece la condizione fisica di Marchetti. Infatti il portiere ha fatto un piccolo passo indietro rispetto alla giornata di ieri. Oggi ha svolto un lavoro fisioterapico, poi un allenamento differenziato agli ordini di mister Grigioni. E sarà sicuramente decisiva la rifinitura di domani per sapere se prenderà parte o meno della partita di domenica alle 15 al suo posto, altrimenti giocherà come martedì sera Albano Bizzarri. A meno di 48 ore, però, Carlo, parliamo di dati strettamente tecnici, quindi parliamo di formazione. A oggi, qual è la formazione che tu ti aspetti di vedere contro l'Atalanta? Secondo me Petkovic rinuncerà al modulo visto in Coppa, ovvero quel 3-5-1-1, ma si affiderà ancora una volta al 4-1-4-1 consolidato di campionato. Appunto c'è il dubbio in porta fra Marchetti e Bizzarri. Mi sbilancerei appunto più per l'argentino, viste le condizioni non ottimali dell'ex Cagliari. In difesa oggi tra l'altro Petkovic l'ha provata la difesa titolare, ha provato Konko e Radu sulle fasce. Al centro ci saranno Biava e Siani, vista anche l'indisponibilità di Dias. Il brasiliano ha subito una contrattura ai flessori della coscia sinistra, rientrerà molto probabilmente per la trasferta di Palermo. A centrocampo, insostituibile come al solito, ci sarà Ledesma in cabina di regia. Poi dietro l'unica punta Miroslav Klose ci sarà la linea formata da Candreva a destra, Mauri a sinistra, mentre al centro ci sarà la coppia formata da Hernanes e Gonzalez. Ecco, l'unico ballottaggio che mi sentirei ancora di proporre è quello fra Lulic e Candreva, ma credo che sia in netto vantaggio l'italiano, soprattutto dopo le ultime prestazioni. Ecco, ha fatto vedere di essere tornato in forma, aveva avuto un periodo di appannamento, riprenderà però il suo posto da titolare sulla fascia destra. Ecco, questo dualismo Lulic-Candreva è quello che un po', nelle ultime uscite della Lazio è tornato alla ribalta della cronaca. Lulic che ha guadagnato qualche
un passettino avanti ha fatto nella partita contro la Samp. Poi sì, però tutto sommato questo grosso exploit che ci aspettavamo non c'è stato, ha creato l'assist per il gol di Hernanes, però tra il Cagliari e Catania poco o nulla, insomma, non è che abbia saltato. Ma sicuramente più positivo rispetto alla prima parte di stagione, abbiamo visto Lulic sì, davvero diverso rispetto a quello che in passato, che nella scorsa stagione aveva davvero impressionato. Continua questo ballottaggio, ma soprattutto secondo me per le condizioni di Candreva, anche quando è uscito dalla partita contro il Catania ha detto non mi sento ancora benissimo, infatti il giorno dopo ha avuto dei controlli, quindi ci vuole ancora un po' di tempo per vedere a tempo pieno Candreva con la Lazio. Secondo me continua questo ballottaggio proprio per questo motivo, visto che Candreva quando gioca e quando sta in forma, secondo me non ha rivali, almeno nella Lazio. Beh, lui della forza fisica, no, della sua vigoria ha fatto un cavallo di battaglia, siccome torna da un infortunio, lieve infortunio di tipo muscolare, evidentemente ancora non è al 100%, resta questo dubbio Marchetti, però insomma mi pare che Bizzarri dia ampie garanzie di successo. Allora, io direi che abbiamo parlato però spesso di questa Lazio che come punto di forza ha trovato Vladimir Petkovic, no Riccardo? Certo. E allora io direi di andarci a vedere un bel servizio realizzato proprio da un certo Riccardo Mancini. Ferma la Lazio trascinata contro il Catania da un Hernanes ispirato e da un Floccari ormai sicuro del ruolo di vice Close. Impressiona la facilità con cui i biancocelesti riescono a domare un avversario scomodo, capace di strapazzare due mesi fa Ledesma e compagni. A Catania si toccò il fondo, quel 4-0 obbligò Petkovic e la squadra a un confronto. Da quel momento però la Lazio ha cominciato a correre. Il secondo posto in campionato, il comodo passaggio del turno in Europa League e la semifinale di Coppa Italia sono risultati veri, tangibili, merito di un gruppo unito composto da un mix di grandi giocatori e gregari affamati, merito di un allenatore sagace e intelligente, capace di guidare la Lazio ai vertici, di darle un'anima e un'identità di gioco indipendente dai moduli scelti per affrontare l'avversario di turno. Petkovic è la vera rivelazione di questa prima parte di stagione, ha chiuso il girone d'andata con 39 punti, eguagliato Eriksson e sfiorato Mourinho. Nella classifica degli allenatori stranieri ad aver fatto più punti nel girone d'andata, Petkovic si piazza secondo, meglio di lui solamente lo Special One che nella stagione 2008-2009 arrivò al giro di boa con 41 punti. La Lazio segue la sua guida, l'abbraccio tra Petco ed Hernanes nella notte di Lazio-Catania è un manifesto, la strada è quella giusta, l'entusiasmo regna sovrano ma l'allenatore di Sarajevo preferisce volare basso, testa sulle spalle, piedi ben piantati a terra, tutto è ancora migliorabile e la sfida interna con l'Atalanta è occasione ghiotta per mandare un ulteriore messaggio alle concorrenti. L'obiettivo è la Champions, inutile guardare troppo in là e magari rischiare di perdersi. La Lazio però sembra fatta apposta per stupire e l'ambiente è finalmente tornato a entusiasmarsi. Il merito è tutto loro. Il merito è tutto loro e Petkovic può sempre migliorare questa squadra. Tanto complimenti Riccardo per il servizio. Grazie. Però si può migliorare anche attraverso il calciomercato. Si può e si deve soprattutto migliorare attraverso il calciomercato, sono tante le trattative, prima in uscita e poi in entrata, però per saperne di più la nostra Giorgia Baldinacci. Buonasera Giorgia. Buonasera Alessandro e Riccardo, entriamo nella fase calda del calciomercato, anche se non ci sono trattative proprio in dirittura d'arrivo in casa Lazio, perché l'obiettivo principale rimane quello di sfoltire la rosa. Intanto però è tornato di moda il nome di Casemiro, il centrocampista classe 92 del San Paolo. Joseph Lee, il suo agente, che è anche l'agente di Hernanes, ha confermato dei contatti con Lotito e Contare. Non c'è in piedi ancora forse una vera trattativa, però il club capitolino vorrebbe il giocatore in prestito con diritto di riscatto e il suo cartellino si aggira attorno ai 6 milioni di euro. Saluterà, come dicevamo prima, certamente la capitale invece Modibo Diakité. C'è stato un incontro lunedì notte tra il suo entourage e la dirigenza capitolina. Lotito ha anche alzato la posta in palio, ma il francese ha deciso di non rinnovare il contratto. Quindi saluterà certamente, se non a gennaio, a giugno, quando scadrà il suo contratto con la Lazio. Movimenti anche tra i pali. Carrizo sarebbe entrato nel mirino dell'Inter. I nerazzurri però al momento avrebbero fatto soltanto dei sondaggi per il portiere argentino. Invece è piombato su Bizzarri il Chievo Verona. L'agente ha confermato i contatti tra i due club e vorrebbe provare l'affondo per l'estremo difensore.
Infine continuano a circolare dei nomi in casa Lazio, sempre per il centrocampo. Si parla di Ajrovic, centrocampista del Grasshopper. Il club svizzero non lo vorrebbe cedere, ma con un'offerta importante forse potrebbero cambiare le carte in tavola. E continua a circolare anche il nome di Kuzmanovic. Gioca con lo Stoccarda lo vorrebbe trattenere, però il giocatore vorrebbe tornare in Italia. Vi ridò la linea per approfondire questi argomenti. Allora Ale, io partirei subito dalla situazione di Akite, che è quella più calda sì. Al momento. Dobbiamo registrare che il giocatore ha rifiutato l'offerta della Lazio, lo dicevamo prima, 750.000 euro a stagione per il rinnovo più ovviamente contratto a salire, però c'è anche un'altra situazione che è quella di Luis Pedro Cavanda. Dobbiamo parlare perché l'agente di Akite è lo stesso di Cavanda. Al momento c'è in essere un'offerta da parte della Lazio di rinnovo, perché il contratto del difensore belga angolano scade nel 2014, quindi c'è tutto il tempo per continuare la trattativa, ma al momento dobbiamo registrare anche qui una sorta di frenata, o comunque una sorta di distacco tra le parti. Sì, c'è una sorta di ragionamento che sta facendo l'entourage del giocatore insieme al calciatore. Luis Pedro Cavanda, insomma, fino mi pare il 2014, se non sbaglio, esatto. C'è la scadenza del contratto, si sta parlando di un prolungamento per evitare un caso di Akite bis. Non è semplice, anche perché da quel che so io ci sono tanti club inglesi interessati al calciatore, non ultimo insomma Fulham, ma anche lo stesso Tottenham, che è rimasto entusiasmato dalla prova del calciatore in Europa League. Ricordiamoci che è riuscito a fermare anche Bale al White Hart Lane, quindi e non è da tutti, però il calciatore sembra essere lusingato, davvero lusingato dalle sirene inglesi, quindi ci sta pensando, un momento di riflessione. La Lazio non vuole comunque perdere questo capitale, quindi credo che abbia fatto ormai penso ormai abbia capito come si deve trattare una certa situazione, cioè quella del rinnovo di contratto, magari rinnovarlo per poi trattare una cessione più avanti. Credo che sia questo il momento in cui la Lazio sta ragionando sul da farsi. Non vedo però fratture all'orizzonte. No, fratture no, però almeno da quello che so io personalmente, so che il giocatore dovrà dare una risposta nelle prossime ore alla Lazio. La Lazio attende la risposta di Cavanda, e se dovesse essere negativa potrebbe esserci anche questo rischio di frattura. Certo, ovviamente la cessione lì sarebbe dietro l'angolo, certo. Perché non si può rischiare di perdere di nuovo un capitale. Dal caso di Akite, insomma, altre situazioni, c'è la valzer dei portieri, non so se ti sei fatto tu un'idea, insomma, quanto pare nelle ultime ore è Carrizo quello un po' più distante dalla Lazio. Carrizo sì, è un po' più distante dalla Lazio, anche se lo stesso portiere argentino ha dimostrato di poter tranquillamente ricoprire il ruolo di secondo portiere, quindi secondo me adesso la società sta valutando se far partire l'uno o l'altro, aspetta l'offerta giusta per poi decidere, parte o Carrizo o Bizzarri. Certo, uno dei due fare il terzo portiere è difficile vederlo in una squadra come la Lazio. Anche se la presenza da titolare, no, di Albano Bizzarri contro il Caragna qualche segnale lo ha dato. Sì, sì, assolutamente sì. Ci aspettavamo tutti magari un Carrizo titolare, quindi un Bizzarri ormai diretto verso Chievo, no? Sì, soprattutto dopo la bella prova di Carrizo in Coppa Italia magari ci aspettavamo più continuità per lui, invece è stato premiato tra virgolette Bizzarri, e forse può essere anche un segnale, o può essere anche un segnale nel segno opposto, cioè magari un mettere in vetrina per sì, potrebbe esserci anche questa chiave di lettura, insomma poi. Sicuramente o quasi sicuramente possiamo dire al 99% uno dei due partirà a gennaio, sì, uno andrà via, uno partirà a gennaio, capiremo più avanti chi. Poi c'è invece il valzer dei nomi dei papabili in ingresso, anche se comunque il calciomercato è sempre un po' frenato, perché ci sono casi spinosi come quello di Mauro Mattias Sarate, che rimane completamente bloccato. Però noi siamo andati in Brasile, no, a disturbare Joseph Lee, l'agente di Hernanes, con il quale ha parlato il nostro caporedattore Marco Valerio Bava. Andiamo da Marco Valerio. Marco Valerio. Ciao Alessandro, ciao Riccardo. Sì, abbiamo contattato Joseph Lee, che è l'agente di Casemiro, oltre ad essere quello di Anderson Hernanes. Insomma, Joseph Lee all'inizio, nella prima intervista che abbiamo fatto con lui, ricordiamolo martedì, giorno di Lazio Catania, si era sbilanciato, ha detto sì, in effetti qualche contatto c'è stato con la società biancoceleste, sono in contatto con lo Tito Ettare. Poi però proprio gli Ettari hanno smentito questi contatti. Insomma, lo sappiamo qual è la tattica della Lazio. La Lazio tende a tenere molto nascosti i propri obiettivi di mercato, non si sbilancia, e quindi pochi giorni dopo, ieri, Joseph Lee ha deciso di chiudersi un po' in silenzio, ha detto non voglio commentare queste voci, non posso commentarle,
ma è chiaro che Casemiro è un obiettivo, è uno dei nomi caldi del mercato biancoceleste, mercato che però, come hai detto voi prima, ruota intorno a Mauro Matias Zárate, perché insomma l'ingaggio dell'argentino pesa, e soprattutto dall'argentino, tramite la cessione dell'argentino si spera di racimolare insomma quel tesoretto che poi verrebbe reinvestito appunto su un elemento in entrata, quell'elemento che corrisponde all'identikit di Casemiro, cioè un identikit che è un centrocampista di gamba, di corsa e anche di contenimento. Insomma, l'ho sentito paragonare Casemiro a vari giocatori, per esempio a Zana. Beh, non è proprio uno Zana, non è proprio un mediano statico di semplice rottura di fronte alla difesa. Se vogliamo trovare un parallelo, un giocatore al quale assomiglia, certo bisogna andare con le dovute cautele, potrebbe essere un Guarin, però con attitudini molto più difensive e con dei piedi un po' più ruvidi rispetto a quelli del colombiano dell'Inter. Però insomma il tipo di giocatore è quello, ed è quello che cerca la Lazio. Per questo Casemiro è un nome da tenere in assoluta considerazione. Beh, se fosse Guarin sarebbe un ottimo acquisto. Sicuramente un centrocampista giovane come lui potrebbe fare al caso della Lazio. Sì, soprattutto perché la Lazio lo cerca proprio in quel ruolo, ha detto bene Marco Valerio. Serve un vice Ledesma, soprattutto dopo la partenza di Eddie Onazi per la Coppa d'Africa. Personalmente il giocatore nigeriano non mi è mai piaciuto, ti dico la verità, ed è difficilmente riesce a ricoprire quel ruolo di vice Ledesma. Sì, non è proprio un vice Ledesma, no, diciamo un giocatore che fa un po' più di legna rispetto a Ledesma, certo. Però molto più ruvido rispetto al calciatore argentino. Casemiro, su di lui si diceva un gran bene, poi nell'ultima stagione ha giocato molto meno, comunque sia si è dovuto sorbire parecchie panchine, però insomma un ragazzo credo sia un 92, quindi 92 anche per quello credo il margine di crescita, perciò se dovesse essere qualità prezzo, no, un acquisto sui 5 milioni di euro potrebbe essere anche un investimento, sì, no, soprattutto perché il costo del cartellino si è notevolmente abbassato rispetto al passato, certo. Proprio per queste sue prestazioni non proprio convincenti nell'ultimo anno. Quindi si sono raffreddate anche altre piste, come quella di Sirigliano, se ne era parlato per tanto tempo, però a quanto pare insomma Attare non esalta il giocatore. Da quello che ho capito, insomma, vuole il giocatore un po' più fisico, anche se insomma Sirigliano è diventato addirittura capitano del River Plate, sta facendo molto bene in Argentina, secondo me poteva essere un'opzione buonissima per la Lazio al centrocampo. Sì, potrebbe essere un'opzione buonissima, sì. Però ovviamente vanno fatti anche i conti con le esigenze sia di Petkovic ma anche del direttore sportivo, soprattutto economiche, perché se non sbaglio il River Plate non lo cede per meno di 7 milioni di euro. Sì, quindi bisognerebbe fare una trattativa molto lunga e sicuramente non meno di 7 milioni di euro. Ma comunque il calciomercato, diciamo, ci siamo nel bel mezzo, però di qui fino al 31 ne sentiremo ancora tante di voce, e molte di queste di cui stiamo parlando oggi probabilmente già nelle prossime ore spariranno. Sì, quindi, sì, no, sono d'accordo. Rientra perfettamente in questo grande circo del calciomercato, dei possibili acquisti. Noi a questo punto possiamo fare una cosa, Riccardo, cerchiamo di girare un po' pagina, perché la Lazio la stiamo incensando come squadra, come società, ma è una polisportiva importantissima, la più grande d'Europa. Ha compiuto pochi giorni fa 113 anni, quindi non tutte possono vantare un comprano del genere. Quindi andrei a goderci il servizio di Luca Capriotti sui 113 anni della Lazio e poi torniamo con voi. 113 anni e non sentirli. 9 gennaio, capodanno della società sportiva Lazio, la famiglia biancoceleste si è riunita in festa. Secondo posto in classifica, semifinale di Coppa Italia in tasca. Non potevano essere migliori i presupposti per celebrare il compleanno della prima squadra della capitale. Ma il 9 gennaio è la festa di tutta la polisportiva, la più grande d'Europa, con le sue 57 sezioni. Come ogni anno, allo scoccare della mezzanotte, Piazza della Libertà ha accolto Materna un gran numero di tifosi laziali. Bandiere, stendardi e spettacolari fuochi d'artificio hanno colorato la culla dove nel 1900 la Lazio è nata. La festa è poi proseguita mercoledì sera all'American Circus in Viale Tor di Quinto, location d'eccezione, così come gli spettatori, rappresentanti di tutte le sezioni della polisportiva. Presente anche una pattuglia di giocatori, tra cui Antonio Candreva e Cristian Ledesma, oltre allo Stato Maggiore biancoceleste, dal mister Vladimir Petkovic al DS Glitare, oltre al presidente Claudio Lotito. Il padrone ha preso la parola durante lo spettacolo. La forza della nostra famiglia è l'unione del gruppo, la lazialità è un modo di essere, un orgoglio per il presente e per il futuro. Lotito si è poi soffermato sulla questione stadio. Manca la possibilità di avere una casa per tutta la polisportiva, che noi realizzeremo nonostante le norme attuali ce l'abbiano impedito. Sul tema stadio è intervenuto anche il sindaco Gianni Alemanno, presente all'evento. Il primo che spero veramente che Lotito e
che tutta la realtà della società tiri fuori il progetto dello stadio, che io voglio condividere con tutti i tifosi, perché la Lazio merita uno stadio e voglio che in questa città ci sia lo stadio della Lazio, e secondo, che spero che il 2013 porti tante fortune. A che punto siamo? Un progetto stadio, si è detto che forse la Roma è un po' più avanti rispetto alla Lazio. Non è che la Roma è più avanti, la Roma ha concretizzato la proposta, cioè ha concretizzato la scelta dell'area e la firma qualche giorno fa, però la Lazio sta lavorando da tanto tempo, si tratta di concretizzare la proposta. Queste sono proposte private che avvengono senza soldi pubblici, quindi è la società che deve partire, deve concretizzare, deve depositare la proposta. La zona rimane sempre quella della differenza per quanto riguarda la Lazio. Questo lo deve chiedere al Presidente, ripeto, a lui che deve fare la proposta, poi noi la valuteremo e la aiuteremo in tutti i modi. Finale col taglio della torta da parte dello stesso Claudio Lotito, non è mancato lo spunto per parlare di mercato. Se fosse Cromio, secondo me, io sto cercando di cambiare questa mentalità sbagliata del calcio, dove vince l'assioma, tu spegni, vinci quasi di meno, quasi di otto, quasi di meno. Noi dobbiamo portare il meglio, il sacrificio, cioè l'umiltà, la gente deve dire, perché vinci? Perché me lo vedi. Da questa squadra oggi sta dimostrando questo. La squadra è unita, che è compatta, che è coesa, che è volitiva, che ci ha speso i sacrifici, unità con tutti, uno aiuta l'altro, questi sono i valori che servono. E se continui a mantenere questo profilo, siccome tecnicamente sono validi, sono bravi, non è che se viene Lampard si risolve il problema, viene, cioè quello che vuoi fare, guardate quelle altre squadre, hanno preso dei grandi nomi e poi hanno portato niente. Allora, non dobbiamo alterare il seguito, se lo c'è l'affetto della gente, perché ieri sembra una stupidaggine, ma sentire la gente che ti sostiene è importante, cioè loro sanno come, lo vivono quotidianamente. E poi come dice, è la squadra, non è il singolo, deve essere tutto il gruppo, tutti devono lavorare in funzione di questa cosa. Oggi se noi dobbiamo giocare partita dopo partita, con questo convincimento, se giochiamo partita dopo partita convincimento, vedremo dove arriveremo. E ti sono grande mister. Sì. Ho capito, ma adesso tutti ti ho preso. Quando ho preso quello che c'era, perché arriveremo vicino a dove volare. La Lazio vola, non sente il peso dei suoi 113 anni, sono infinite le pagine ancora da scrivere per la più antica squadra della capitale, nata il 9 gennaio 1900. Stefano Fiori, La Lazio siamo noi, Web TV. Tanti auguri alla Lazio e complimenti a Stefano Fiori, non a Luca Capriotti. La colpa è sempre di Luca Capriotti, che si insinua e vuole prendersi i meriti degli altri. Però era insieme a lui, possiamo dirlo questo. Siamo quando sicuri? Ha fatto il servizio era insieme a Stefano. Noi siamo sicuri che Luca Capriotti è qui. Quello no? Sicuramente. Andiamo in collegamento con lui, così lo salutiamo. Buonasera Luca. Buonasera Alessandro, buonasera Riccardo. Ecco, ci riprendiamo la linea e ti lasciamo lì. No, lo facciamo perché ci eravamo dimenticati di una pista di mercato, sì, che in realtà invece potrete leggere a breve con un'altra bella esclusiva che uscirà sul sito della LazioSiamoNoi.it. C'è un nome nuovo che insomma è stato accostato alla Lazio, si parla di Ney, questo esterno destro del International di Porto Alegre. Sì, è un giocatore abbastanza promettente, possiamo dire così, è una pista che usciva nelle ultime ore. Certo, prima vi dicevamo che la Lazio non interverrà sul mercato quasi sicuramente per quanto riguarda la difesa, però è un giocatore che nella difesa 3, e ovviamente parliamo di due esterni di centrocampo, potrebbe tranquillamente trovare spazio. È una pista che adesso stiamo seguendo e potrebbero esserci novità. Sì, anche perché sugli esterni, insomma, diciamo l'alter ego di Candreva è difficile trovarlo, però insomma a destra qualcosa c'è, con Cucu che spesso può essere utilizzato in avanti, però sai anche il discorso che facevamo prima di Luis Pedro Camba, appunto, sì, dicevo quello, attenzione scena, a quella situazione, magari la Lazio si sta già creando delle sì, alternative in futuro, però insomma restate sintonizzati, anzi cliccate, sintonizzati sulla Web TV, ma cliccate sulla LazioSiamoNoi.it perché le esclusive fioccano, mentre fioccano le notizie anche sulla primavera per quanto riguarda insomma il settore giovanile e quello che ci racconta Luca Capriotti. Buonasera, ripeto la buonasera, prima hai dato un collegamento lampo. Per i grandi si fa così però, dai. Grazie del grande. Allora, domani riprende finalmente il campionato primavera, 14:30 a Pescara, i ragazzi di Bollini partiranno subito in trasferta. La novità del giorno è sicuramente finalmente l'esordio di Keita Baldediao. Non solo Keita Baldediao, anche Milos Antic finalmente potrà scendere in campo. Tecnicamente in realtà sarebbe disponibile anche Tunkara, l'altro ex cantera,
ma comunque sia non è stato convocato, le convocazioni sono appena uscite e già permettono in realtà di sapere anche quale sarà la formazione di domani, più o meno, almeno la probabile formazione, visto che mancano due terzi del centrocampo titolare. Greco è impegnato con la nazionale e Cataldi invece deve scontare tre giornate di squalifica causa espulsione durante la partita con il Napoli. Bene, poi c'è anche in vista, insomma, prospettato per febbraio questo torneo di Viareggio, sì, che vedrà partecipare ovviamente anche la Lazio protagonista, speriamo. E soprattutto speriamo di vedere protagonisti anche due giovani che Luca citava pochi istanti fa, parliamo di Keita e di Tunkara. Ieri finalmente ufficialmente è arrivata questa deposizione del contratto in, sì, Lega Calcio, aspettavamo ormai da diverso tempo. Anche Keita, il transfer che stavamo aspettando, sì, quindi esatto, la Lazio è uscita. Possono ufficialmente giocare nel campionato primavera e ovviamente anche nel torneo di Viareggio. Sì, poi c'è anche Quest'Antic che se ne dice un gran bene anche di lui. Probabilmente centrocampo e attacco, la Lazio del futuro potrebbe costruirsi quasi sulla primavera. Sì, ovviamente sperando che non si ripetano casi come Cavand e Diakité, entrambi venuti dal settore giovanile. No, però diciamo una sorta di situazione un po' così, un po' particolare. Un po' con le molle. Sì. Mi auguro, insomma, che i rapporti vengano trattati in un certo, anche perché poi la gente di Keita e Tunkara sono sempre loro. Quindi il buon Nunzio Marchione con Ulisse Savini, ma insomma, vabbè, credo che poi ogni situazione vada analizzata. Sì. Per proprio conto, però insomma, per parlare di primavera poi avremo modo magari nel corso delle prossime settimane. Tra l'altro ricordo che la Lazio Simone.it sarà anche a Viareggio e quindi seguiremo dal vivo tutti i match legati alla primavera con le foto, i video e ovviamente il tutto poi lo riporteremo anche alla nostra UETV ogni venerdì, certo, l'appuntamento. Ricordiamo invece che ci sarà un giorno in cui non andremo in onda di venerdì, ma sarà giovedì 31 di gennaio. Giorno molto importante perché è il giorno della chiusura del mercato, ore 19, quindi saremo in onda, pronti a darvi notizie su notizie, speriamo ovviamente in chiave Lazio e non solo, con il nostro direttore Alessandro Zappulla e tutti gli altri inviati proprio a Milano, all'Ata Hotel Executive, dove poi si chiuderanno le ultime trattative di mercato. Sì, da Roma saremo in diretta per un paio d'ore, nelle ultime due ore di calciomercato, dove effettueremo poi degli aggiornamenti continui dall'hotel di Milano, dove poi si sviluppa veramente il cuore del calciomercato negli ultimi minuti. Speriamo di non dover assistere alle corse fino contro il tempo, no, da parte della Lazio. Oddio, se dovesse essere una corsa proficua che magari ci porta un calciatore, certo, perché no? Ma noi saremo lì per raccontarvela in presa diretta. Io direi, Riccardo, di ringraziare ancora una volta il canale 271, il digitale terrestre Tele Roma 1. Ringraziamo invece per le immagini, per il servizio Lazio Sky Channel, per il servizio realizzato da Carlo Roscito nell'intervista a Stefano Radu. E poi ovviamente ricordiamo, no, la nostra pagina Facebook, il sito internet laziosiamonoi.it. Direi che siamo arrivati proprio alla fine della nostra trasmissione. Possiamo quasi dare appuntamento alla prossima. Sì, la prossima settimana, sempre di venerdì, ore 15. Naturalmente non dimentichiamoci di ringraziare tutti coloro che hanno collaborato nuovamente, certo, alla realizzazione di questa puntata, partendo da Stefano Fiori, Carlo Roscito, Giorgia Baldinacci, Marco Valerio Bava e il nostro Luca Capriotti. Non dimentichiamo neanche Gianmarco Liberati, esatto, il nostro montatore, l'abilissimo montatore, che ci regala una chicca finale. Sono i tre gol di Lazio Catania che noi andremo ad ascoltarci con le immagini, le foto di Gianmarco Liberati. Soprattutto con la voce del direttore Alessandro Zappulla. È un pazzo sbocciato che aveva recuperato a malapena la voce. Speriamo di recuperarla giorno dopo giorno. Un saluto a tutti voi e forza Lazio! In difesa del rettangolo di porta davanti ad Alberto Frison, la rincorsa di Candreva, la palla in mezzo, la testa, gol! La rete del Lazio, Stefan Radu, e quando si gioca in Coppa, che sia Europa League, che sia Coppa Italia, ci sta prendendo gusto il romeno. Lazio 1, Catania niente! Bloccali, alla di rigore, Bloccali, di Salatanica, sul fondo, secondo passo di qua, sentito, Fernandez, gol! Gol! Gol!
fatto tutto Floccari, ma il piede palato è quello del profeta Anderson Hernandez. Lazio 2 Catania niente. All'esterno, cercare Floccari, prova a driblarsi l'uomo, Floccari, lo spazio, poi arriva Hernandez, go, il brasiliano, quello che inventa sempre la magia, e la tira fuori dal cilindro, le sue vinte, ubriacano, Frison, Lazio 3, Catania, niente! Bello tutto.